pausa pranzo del giorno venerdì del mondiale. Eccoci qua in pista, abbiamo la possibilità di scendere proprio sull'asfalto del circuito di Macao ed ecco quello che si dice metterci una pezza. È questo che hanno fatto gli organizzatori del mondiale 2009 per appunto ovviare al problema che si era creato dell'asfalto che si sollevava. Una soluzione che a quanto pare ben funziona, perché quest'oggi i kart hanno girato liberamente, anche se poi tanto liberamente non hanno girato. Perché? Perché qui ci si capisce ben poco, e non è solo una questione di lingua, Ronny, è una questione di meteo. Perché? Cosa è successo questa mattina? Il tifone di cui parlavamo ieri sera. Il tifone, che non è un grande tifoso come pensavi tu e come ti ho dovuto spiegare ieri sera. Non è affifone, no. No, è un'altra cosa. È semplicemente un rompimaroni. Adesso non so se c'entri proprio il tifone, comunque il meteo qui ci sta dando un po' da pensare, da lavorare, ci sta complicando un po' la vita. Perché? Perché prima è venuto a piovere, adesso vedete c'è il sole, c'è il solito umido schifoso che abbiamo trovato qui fin dal primo giorno. Appunto, c'è il sole ma prima pioveva, e quindi cosa hanno fatto i piloti? Hanno detto questa mattina, quando c'era ancora asciutto, i primi turni li disertiamo perché tanto la pista è ancora in condizioni appunto da gommare e quant'altro, appena stata diciamo riasfaltata con queste toppe che vedete, e non scendiamo in pista, quindi i primi turni sono stati disertati dai più, o comunque da quelli che si giocano il titolo mondiale o che si pensa possano giocarselo. Dopodiché, quando era il momento di arrivare e di scendere in pista, cosa è successo? È venuto a piovere, e anche lì è venuto fuori il problema delle gomme. Perché? Perché mamma Bridgestone, che è deputata, ha ricevuto l'appalto, ha vinto l'appalto per la distribuzione delle gomme, per la fornitura delle gomme speciali qui al mondiale, non ha gomme da bagnato, se non quelle garantite da parco chiuso, di conseguenza al momento in cui inizieranno prove ufficiali e quant'altro. Quindi c'erano 10 treni di gomme a disposizione, di gomme speciali appunto uguali a quelle che si useranno da sabato in poi, e i più lesti, tra cui Olivier Maréchal con i suoi due Cosmic, che sono riusciti ad accaparrarsele. Nessuno infatti può usare le altre gomme ovviamente che saranno punzonate. Questo è quindi quello che è successo, se non che all'ultimo turno a disposizione prima del pranzo per la Super KF, quello delle 12:10, ecco, abbiamo visto un po' una preview di quello che potrebbe essere il mondiale. Abbiamo visto un Brandon Maisano molto veloce, che ha girato su una pista comunque lenta in 47:04. Sappiamo che ieri i più veloci, tra cui Marco Arrigo, ha girato in 47 basso, bassissimo, se non netto, 47:01. Altri colleghi sono andati più o meno sullo stesso passo. Sappiamo che Ben Haley è molto veloce, sappiamo che anche Oliver Rowland, che in questo invece stint non è riuscito ad andare benissimo. E io ti prego invece di guardare lì per far vedere appunto il lavoro dei commissari di percorso. Dicevamo appunto anche Oliver Rowland e Ben Haley sono andati ieri benissimo, oggi un po' meno Oliver, ma è ancora tutto da vedere, perché anche in questa occasione i più quotati non hanno deciso di rovinare le gomme nuove che avevano a disposizione per tentare un tempo, un giro giusto, bensì hanno pensato bene di tenerle per il pomeriggio, quando ci saranno ancora un paio di turni, se non tre addirittura, e poi delle simulazioni di partenza, perché qui chiaramente ci sarà il sistema di partenza CIC-FIA, quello un po' laborioso, chiamiamolo così. Quello con l'autovelox? Quello con l'autovelox, parlaci un attimo tu di questo bellissimo start. Praticamente io sono in pole position e davanti ho un cartello che mi indica la velocità, ho un sistema, un monitor, e non devo superare i 50 km/h. Melegnano il 15 d'agosto. Il problema è che sta da dietro, mi spingono, e io vado a 52, sono 10 secondi in meno. Però anche quello che spinge prenderà anche a sua volta lui, se si può verificare che ha spinto, perché ci stanno mettendo su delle telecamere. Quindi il grande fratello, chi spinge paga, qualsiasi cosa succede. Si è parlato addirittura di un bottone, è vero? Un bottone, io ho sentito nel paddock che ieri sera nel briefing. Non ci credo. Poi il cliente, un piccolo non bottoncino. Sei un ballone. Ho sentito da un pilota. Sei un ballista. Sei un ballista. Vabbè, non ci credo. Un piccolo bottoncino nel paraurti anteriore, che se tu tocchi il pilota davanti ti si spegne il motore. Ma
sì, ma potrebbe anche dare la scossa ai testicoli. Cioè, scusami, a questo punto potrebbe essere una soluzione. Si può provare. Io davvero, su questa immagine appunto degli uomini, devo dire volenterosi dell'organizzazione. Beh, li mangiano, ho già inquadrato prima. Lì stanno mangiando. Ma com'è che alcuni lavorano e alcuni mangiano? Vabbè, non lo vogliamo sapere perché ci sono certe discriminazioni. Sta di fatto che sulle immagini, questi volenterosi uomini dell'organizzazione, anche noi chiudiamo i contatti e andiamo a mangiare, anzi no, perché qui perché si mangia davvero male.